Star Boxing. Je vous attends ce soir pour un combat explosif. Ça va être la guerre contre tout accord. Je remercie toute la ville de Turin pour leur soutien et leur accueil. Jimmy Vieno! Jimmy Vieno e si parte per il main event di Thai Box Mania 2017, Marco. Siamo prontissimi. Ha scelto Highway to Hell per il suo ingresso al Palaruffini. Bene, se queste sono le premesse, noi siamo pronti. Il realismo di Jimmy Vieno, che sa di essere proprio su un'autostrada che punta dritta all'inferno, all'inferno che solo lui può trasformare in paradiso in questo main event stellare. สวัสดีครับผมสุสาครสอคินีครับผมก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาต่อยไทยบ็อกซ์มาเนี่ย2017อีกครั้งหนึ่งก็ที่อิตาลีก็เหมือนบ้านหลังที่2เพราะผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกครั้งได้มาที่อิตาลีก็เหมือนได้กลับบ้านก็รู้สึกดีใจที่ได้มาชกมวยให้พี่น้องอิตาลีแฟนคลับผมได้ดูกันก็หวังว่าทุกคนจะสนุกในวันชกนี้ดูมวยไทย100%ว่ามวยไทยโชคยังไงผมจะโชว์มวยไทยให้ดูครับขอบคุณครับชาวทุติla vera e propria stella di questo Thai Box Mania, di questo main event della serata, Suzzacorn Sor Clean Me, è che sorvolando su quanto ama dell'Italia, però ha detto una cosa molto chiara: è venuto qui per i suoi fan hanno risposto, ma soprattutto è venuto qui per vincere. Da supereroe entra con la maschera Suzzacorn Sor Clean Me e già fa vedere il suo spirito non troppo serio, ma sicuramente molto molto concentrato. Lui si diverte a fare quello che fa e facendo in questo modo, rimanendo sempre così divertito da quello che poi mette in scena sul quadrato, non può che far bene. Super Suzzacorn Sor Clean Me, allora il supereroe di cui forse tutti abbiamo bisogno e chissà in quanti lo meritiamo. Detto questo, probabilmente ci si diverte molto di più quando il tuo record personale, Marco, dice 324 incontri, 276 vittorie in carriera, 66 per knockout, davvero, davvero, forse uno dei record più leggendari della storia degli sport da combattimento. Sicuramente dimostra tanta costanza nell'allenamento, nella concentrazione di ogni incontro. Questo è un fenomeno, questa è una leggenda, e ogni volta che sale sul quadrato è davvero uno spettacolo. Capo arbitro Francesco Pellegrino sarà l'arbitro di questa contesa al trio formato da Matteo Manganello, da Manuel Colleoni e da Liliana Voicu. Il compito arduo, qualora si arriva a 6 punti, di decretare il vincitore di questo stellare main event della serata. 3 round da 3 in regole full Muay Thai, categoria fino ai 73 kg. Finalmente si parte con l'evento per cui tutti praticamente sono venuti qui alla Palaruffini a scaldare le ugole, a scaldare le mani, e sono pronti a gustarselo subito dopo l'ultima ramuai della serata. Suzzacorn, che ha dei precedenti, l'ho detto anche lui stesso a Thai Box Mania l'anno scorso, ha vinto ai punti contro Johan Bosejur, ma nel 2011 ricorderete anche la sua sconfitta contro Giorgio Petrosian, una sconfitta che arrivò dopo oltre 2 anni e mezzo di vittorie, dopo circa 15 incontri, adesso vado un po' abbastanza a memoria, 14 incontri, quindi insomma Suzzacorn è un lottatore che è abituato alla vittoria, è abituato comunque a lottare in un determinato modo, e siamo sicuri, almeno di questo dovremmo essere certi, che cercherà di imporre fin da subito il proprio stile di lotta a questo incontro. S1 World Champion per la WM6, campione in Bielorussia, in Thailandia, in giro per il mondo.
Sutsakorn Sorn Klimi, non dobbiamo certo presentarlo noi, non che dobbiamo farlo con Jimmy Vienno, che è non avrà l'esperienza di Sorn Klimi. 65 incontri per lui, però 53 vittorie su 65, appunto, solo una decina di sconfitte e due pareggi per il transalpino, che forse è un vero e proprio astro nascente della disciplina, che ora, oggi, si gioca le sue carte per avere neanche l'accesso, ma la possibilità di bussare all'Olimpo di questa disciplina. E farlo contro una quasi divinità di questo sport è sicuramente l'onore più grande che può capitare a un lottatore che punta davvero in alto una mappa del tesoro sulla schiena di Sutsakorn Sorn Klimi, un tatuaggio che può racchiudere veramente tanto, non solo di una persona, ma anche comunque di una disciplina, di un culto tribale. È tutto pronto per il main event. Se per caso siete riusciti a staccare gli occhi di dosso da Sutsakorn Sorn Klimi, allora vi diciamo che quello con i pantaloncini rosa e invece con i pantaloncini rosso-blu sarà Jimmy Vienno a combattere dall'altra parte del ring. Prima fase dell'incontro, che è partita ovviamente in sordina con tanto controllo da parte di Vienno. Ci sarà inevitabilmente la necessità di provare a capirci qualcosa prima di tutto in questo match, prima di azzardare qualche passo. Dall'altra parte Sorn Klimi ovviamente non ha bisogno di nessuno che gli spieghi come si faccia. Parte molto veloce la contesa, con entrambi che provano a scambiare delle combinazioni mai chiuse, però, perché entrambi riescono sempre a rispondere prima che l'altro riesca effettivamente a portare tutto l'attacco completo. La proiezione di Sorn Klimi subito dalla posizione di clinch, da cui non ha fatto scappare Vienno, che ci aveva provato a svicolare. Ancora una volta il clinch del thailandese, che nonostante paghi qualche centimetro dall'avversario riesce a controllarlo con una certa facilità in questo avvio in clinch. Ancora distanti i due lottatori, non sono ancora arrivati veramente a tu per tu, quindi cercano in qualche modo di tenersi sempre a distanza, e quando si avvicinano questa è la soluzione, la risoluzione che arriva sempre tramite clinch. Arriva sempre tramite clinch l'interruzione spesso cercata. Qua vuoto il gancio di Vienno, che rischiava di essere letale, però visto in anticipo da Sorn Klimi che non c'è cascato, non è andato a interrompere il suo movimento elusivo, sembra quasi come dire in surplus, tranquillo di sé Sorn Klimi. C'è sicuramente l'esperienza dalla sua, sa come cambiare i match. Poi incassa il middle kick, poi i due franano a terra sull'impeto del clinch tentato da Sorn Klimi, che ancora una volta deve respingere il calcio di Vienno. La fallo ginocchiata prende. Bella di Sorn Klimi, la risposta di Vienno altrettanto decisiva, davvero sembra lottare con l'aria per ora Vienno, che manda tantissimi colpi a vuoto, troppo veloce per lui Sorn Klimi. Sì, lo sta aspettando tantissimo e quindi non riesce a portare troppi colpi su Sorn Klimi. Rischia qui Vienno, anche lui però manda a vuoto Sorn Klimi, poi colpisce un paio di volte di sfuggita mentre Sorn Klimi cerca di scivolare via tra i guantoni più che tra le dita di Vienno. Un primo round che viene chiuso così praticamente, colpo involontario alle parti basse di Sorn Klimi, che ha bisogno di qualche secondo per rifiatare, per riprendersi, anche perché immagino che il colpo non sia stato proprio di quelli leggeri ai danni del thailandese, che è fatica a riprendere fiato. Fatica a riprendere fiato, esatto, ha bisogno di insomma risollevarsi. Colpo fortuito chiaramente, però sicuramente doloroso. Chiede scusa a Vienno, si ricomincia, scivola via Sorn Klimi, prova a rispondere, ma anche Vienno è già scappato. Viene in clinch 2, appunto, stavo dicendo, mancavano una manciata di secondi. Finisce il primo round molto, molto sull'attenti da parte di due lottatori, che ora però dovranno dare un po' più di gas. Poca
poca voglia di sprintare subito, è un match diesel che sta piano piano partendo, dei colpi li abbiamo visti effettivamente, però non quello che ci si aspettava, non da subito almeno, con entrambi in fase di studio. Xor Clint Nee sicuramente un lottatore che riesce a deludere la maggior parte delle situazioni offensive create da Vienno, un lottatore molto propositivo fin da subito, però non è riuscito quasi mai a prenderlo in maniera piena, a parte nell'occasione che abbiamo vista nel replay con quell'ottimo diretto al volto che Suzzacorn non è riuscito ad evitare. Davvero un match che dunque si rivela di grande qualità, perché se magari non è stato così spettacolare a livello visivo, vi assicuro che per i puristi, per gli esperti del settore, qui c'è da prendere appunto con un quadernone, non con un blocchetto, perché abbiamo già visto dei grandi sprazzi di grande Full Muay Thai. E adesso abbiamo altri 6 minuti, speriamo completi a questo punto. Vedremo cosa ci riserverà ancora questo match, che per ora si avventura nella seconda ripresa. Subito l'attacco di Vienno, che però va a vuoto dopo aver piazzato un middle kick. Si dividono i due. Sempre presente il sorriso sornione di Sir Clinton. Deve avere gli occhi veramente anche dietro, qua subisce la spazzata però. Spazzata qua di Vienno, si rialza sorridendo Sir Clinton, però forse fa il primo punto importante a suo favore la francese. E qua è nuovamente finito a terra Suzzacorn, perché è sbilanciato, non è riuscito a portare il suo attacco, sta subendo un po' troppo dalle leve basse dell'avversario. Un'occhiata di Vienno, anche stavolta poi il clinch alle corde con i due atleti per metà fuori ring praticamente. Una grande attenzione adesso, Sir Clinton ritorna in centro al ring con Vienno, che non ha intenzione di mollare l'osso, non ha intenzione di mollare la presa in nessunissima maniera, e cerca subito di accelerare di nuovo, porta le ginocchiate e la spazzata alle corde, ma regolare, non c'è richiamo perché erano solo semplicemente contro le corde la risposta di Sir Clinton. Da distanza ravvicinata Vienno va a vuoto, però col jab arriva due volte, la risposta ancora di Sir Clinton con il gancio da distanza ravvicinata, poi due entrano in clinch. Incredibile come non l'abbia preso una volta in questa combinazione aerea, solo braccia. Suzzacorn in qualche modo è riuscito ad evitare tutti e quattro i pugni. Poi ancora Vienno sbaglia la misura del suo low kick, la risposta di Sir Clinton viene fermata, intercettata con le braccia da Vienno, si va ancora in clinch, prova a liberarsene, in realtà Vienno è finta di Sir Clinton, che poi in realtà non colpisce, resta a distanza, un minuto ancora in questo secondo round, poi l'high kick a vuoto di Vienno, non ci ha creduto tanto nemmeno lui, poi ancora il ragazzo di Montpellier che prova a spingere. Lavora i fianchi qua, lavora i fianchi con le ginocchiate, è l'unico modo a questo punto, perché i due atleti sono sempre costantemente lontani e o chiusi in clinch, quindi a questo punto il lavoro corpo a corpo è fondamentale. C'è media distanza tra i due, allora inevitabilmente le soluzioni sono quelle elencate da Marco. Middle kick di Vienno, però la risposta di Sir Clinton, la risposta ancora di Vienno, adesso non si stanno risparmiando i due, il calcio in chiusura di Sir Clinton dopo questo fantastico scambio che va a bersaglio sulle costole di Vienno, che poi adesso fa un po' imbambolare contro le corde. Superman punch a vuoto, punito subito da un leg kick. Finisce così il secondo round con ancora sostanziale equilibrio, difficile scegliere un vincitore, c'è ancora un terzo round che sarà allora da vivere tutto d'un fiato. Speriamo che continui lo spartito di questo secondo, perché è stato molto molto divertente, qualche bel colpo questo probabilmente su tutti di Vienno, con la spazzata che fa terminare a terra Suzzacorn, che però comunque è rimasto alla grande in gara, una gara ancora non decisa in nessun modo. Suzzacorn con Sir Clinton, che è stato capace di battere al WKN World Grand Prix Big 8 Michael Manakil, Ruslan Kushirinenko e Andrei Kolebin nello stesso giorno, e anche qui un
come detto per altri motivi, non sono in tanti a poter dire di aver compiuto imprese di simili carature. Dall'altra parte però c'è un ragazzo che, a proposito di persone che abbiamo visto passare dal ring di Thai Box Mania 2017 a Stars Night circa un anno fa, ha conquistato una grande vittoria contro Christian Zai, che poi l'ha lanciata alla vittoria del World ZBC Tour 2 in K1, titolo molto importante a livello europeo e mondiale per l'atleta della Star Boxing. E lo sta dimostrando comunque questo suo curriculum importante oggi, al cospetto di un lottatore come il thailandese, e ricevono l'applauso del pubblico chiesto. Bello, da Vienno per tutti e due, giustamente, cospetto di, come dicevi tu, una divinità quasi di questo sport, ma senza timore reverenziale lo dimostra adesso Vienno, che non si tira indietro da questo scambio di calci con Sir Climmy, che colpisce la risposta di Vienno solo sulle gambe. Ancora Vienno che poi va a vuoto con questo secondo calcio, Sir Climmy a segno invece con una certa praticità, poi si riallontana pronto a ricolpire di nuovo come una molla, si allontana ancora con Vienno che prova ad accorciare le distanze quando meno dovrebbe, la ginocchiata poi non è efficace da quella distanza, da quel clinch scomposto, e allora ci si ferma, si riparte con la ginocchiata che cozza a mezz'aria, spinning back elbow di Sir Climmy. Poi l'uppercut di Vienno che entra ancora con le gomitate da distanza ravvicinata, che upset in questa frangente del transalpino. Bellissima questa fase della contesa, perché entrambi stanno cercando di entrare più costantemente nella guardia avversaria. Ora il match è davvero bellissimo. L'ha spazzato lo sgambetto di Vienno in avanzamento, butta a terra Sir Climmy che ora prova subito a rispondere. 1.55 ancora in questo round da combattere, i due vanno ancora in clinch, adesso pagano anche forse un debito un po' di ossigeno di tipo aerobico, anche se sembrano ancora intenzionati a dar tutto. Ancora clinch, ancora fase di stallo, però questa è una ripresa sicuramente logorante dal punto di vista fisico, perché anche questi clinch non sono facili da gestire, e poi soprattutto lavorano tutte e due in gran velocità, con grande forza in tutti i colpi che portano, perché sentono, sanno ovviamente che questo è il round decisivo. Serie di ginocchiate di Vienno, sottolineati degli allè dei francesi, poi c'è il break dal clinch, ancora i due che si scontrano vicino alle corde, una serie di calci di Vienno, respinge con le ginocchia Sir Climmy, poi è costretto a intervenire ancora Pellegrino. Esatto, così è, un minuto alla fine di questo Thai Box Mania 2017, di questo main event tra Sir Climmy e Vienno, che ancora provano ad alzare il ritmo in questo finale, ancora le ginocchiate, gli allè dei francesi ai colpi di Jimmy Vienno, che potrebbe anche portare a casa il bottino intero se continua a comportarsi in questa maniera. Qua porta a terra Sir Climmy e gli ultimi 30 secondi abbondanti di questo match, ancora il colpo col jab sinistro che entra un paio di volte, raddoppiato dalla ginocchiata. Sir Climmy ormai sembra quasi passivo alle avanzate del francese in questi ultimi secondi dell'ultimo round dell'ultimo match di Thai Box Mania. Ancora il jab sinistro che entra, lo spinning back elbow di Sir Climmy che abbozza una risposta, ancora il clinch fermato dall'arbitro Pellegrino, ultimi 10 secondi per i due lottatori per dal fuoco alle ultime armi, spinning back fist di Jimmy Vienno che però va fuori bersaglio, la ginocchiata di Sir Climmy è il punto finale di questo Thai Box Mania 2017, e la parola passa ai giudici, a Manganello con le Coleoni e Volku, che dovranno decidere chi ha vinto questo match. Ma sul ring sembrano avere già le idee chiare, Marco. Una bella festa quella totale di Thai Box Mania, che si potrebbe chiudere con una sorpresa almeno della vigilia, perché Jimmy Vienno ha lottato al massimo e forse potrebbe aver fatto ai punti un pelino meglio di Suzakorn Sir Climmy. Però ovviamente a livello di pulizia non mi sento di dare nessun giudizio, quindi io aspetto quello che dicono loro e mi farà andare bene tutto. E soprattutto non mi sento di dare giudizi a due atleti così che hanno tirato fuori, lo ribadiamo, magari un po' più vicino al gusto dei puristi, ma un match da applausi, da 5 stelle, da atleti quali sono, a dimostrazione che il titolo international di questa parte della card non era solo per spettacolo,
ma il livello a cui ci si scontra. Parola alla ring per l'ultima volta per il verdetto dei giudici. Prima del verdetto vorrei fare un applauso per questi due spettacolari atleti che ci hanno regalato un match di Muay Thai stellare. Ladies and gentlemen, in a unanimous decision, the winner is the blue corner, Jimmy Vieno. Jimmy Vieno si aggiudica il main event di Thai Box Mania 2017, sconfiggendo niente poco di meno che di Sussa Connoisseur Climmy. Che altro aggiungere, Marco? Poco altro, perché davvero il ring ha detto veramente tutto oggi. Ci sono state sorprese, ci sono stati KO spettacolari, c'è stato un main event sicuramente all'altezza, insomma, tutto quello che noi ci eravamo prefissati di poter vedere questa sera qui al Palau Ruffini di Torino. Ci vedremo con Thai Box Mania nel 2018. Ciao a tutti, ciao, ciao. Tornerà nel 2018 Thai Box Mania, tornerà il 27 maggio Thai Fight. Io direi che dal Palau Ruffini è davvero tutto, quindi ringrazio il mio compagno di fiducia di viaggio, Marco Ghironi. Grazie a te, grazie a tutti. E ringraziamo anche tutto lo staff che ha lavorato alla produzione di questo evento, da Daniele Laspina. È davvero tutto, un ringraziamento per essere stati con noi. Un buon proseguimento di serata.